Hanno preso il via oggi le celebrazioni per il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, quindi ci aspettano mesi di eventi e appuntamenti. Sì, è un piacere essere qui a nome di tutta l'Elba e questo appunto è soltanto, per così dire, l'inizio. Oggi è il 5 maggio, una giornata importantissima per tutta l'Elba perché, come sappiamo, celebriamo la vita e la morte di un personaggio straordinario che ha segnato in maniera indelebile la storia dell'isola d'Elba e di tutta la nostra nazione, se non del mondo intero. Questo è proprio un segnale, vogliamo dare un segnale di inizio, di riapertura e in modo tale da poter avere tutta una stagione piena di eventi. Infatti avremo su tutto il territorio elbano, su tutti i comuni, si sono organizzati con grandissimi sforzi per avere delle celebrazioni dal punto di vista artistico, culturale, storico, che saranno appunto, faranno da corollario a questa stagione turistica che si appresta a essere entusiasmante e bella e piena. Naturalmente ci saranno da vedere le bellezze naturalistiche dell'Elba, come sempre, ci sono le spiagge, i nostri percorsi, gli itinerari naturalistici, che sono poi gli stessi che ha percorso in lungo e in largo Napoleone quando si è trovato esiliato su quest'isola, che sono pressoché invariati nella bellezza e nell'immutabilità dell'isola d'Elba. Quindi il nostro è un impegno costante, tutti quanti si sono sforzati per essere pronti per questa stagione, quindi siamo pronti e aspettiamo tutti.